Abbiamo detto che tu non hai preparato le risposte per il fatto che io non ho preparato le domande. E quindi facciamo abbraccio. Facciamo abbraccio. Ci piace così. Buongiorno amici di Radio Derby Web e Derby TV. Siamo qui sul molo di Rimini, sono Gabriele ormai, sì che ormai mi conoscete. Siamo qui, dicevo, al molo di Rimini. Per quale motivo? Io sono riminese, qui abbiamo un cantautore riminese al nostro fianco, un bravissimo cantautore che è già da un po' di tempo sulle nostre frequenze virtuali. Siamo in compagnia di Francesco Checco Mussoni. Allora, benvenuto un'altra volta ai microfoni di Radio Derby Web, è sempre un piacere averti qui. Grazie, grazie a voi per l'opportunità e il piacere è tutto mio. Bene, bene, bene. Allora, vediamo. Come al solito, dicevamo appunto mentre venivamo oltre che lui non ha preparato le risposte dal momento che io non ho preparato le domande. Iniziamo quasi banalmente, ma ai nostri spettatori fa sempre piacere sapere il tuo trascorso, nel senso che ormai ti conoscono per quello che sei adesso, ma come mai sei arrivato adesso? Soprattutto siamo abituati ad avere come emergenti dei ragazzini, no, poco più, invece per emergente si può intendere anche, come dire, è un pensiero che va oltre la giovane età. A te la parola. Quindi la domanda è più o meno perché a 40 anni ti sei messo a fare questa roba e non prima? Ma probabilmente te la fai da molto tempo, ma come dire, un po' il corso della vita ti ha portato ad essere emergente a quest'età? Allora, beh, innanzitutto, sai, sono quelle cose che uno pensa sempre che di non poter mai fare, no? Magari gli piace cantare, gli piace scrivere, però poi dice, vabbè, ma queste sono cose che fanno quegli altri, quelli bravi, e quindi è una cosa che uno non prende mai troppo sul serio. E niente, è successo che circa 3 anni fa, ho visto questo amico mio che scrive delle canzoni, è un produttore molto 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 bravo, è Marco, è Giorgi si chiama, e ho dovuto fare per lui, no, un lavoretto, e come pagamento gli ho chiesto, guarda, ho questo testo qua di un pezzo che me l'ha scritto questa amica della Pennsylvania, pensa un po', tantissimi no, anni fa, e gli ho detto, guarda, se ci vuoi fare una canzone, e lui mi ha detto sì, io la canzone te la faccio, ma poi chi è che la canta? Ho detto vabbè, la canto io. E lui mi fa, ma perché tu canti? Ho detto sì, guarda, sotto la doccia, nel tempo libero. Allora lui mi disse subito, guarda, prendi la chitarra che sta lì e fammi subito un pezzo, così. Allora io gliel'ho fatto, lui mi ha detto sì, dai, possiamo fare qualche cosa. Poi siamo andati in studio, io in studio proprio non c'ero mai stato, era un'esperienza nuova, no? Per me mi sono messo lì con le cuffie, con un microfonone bellissimo, ho cominciato a cantare questo pezzo e lui ferma tutto e mi fa, Checco, facciamo un disco. Quindi è cominciata in questo modo. Poi dopo mi ha anche chiesto di provare a scrivere qualcosa ed è venuto fuori qualcosa di buono e quindi da lì siamo partiti, quindi seriamente sono 2 anni a scrivere pezzi, il disco sarà pronto a breve, questo è quello che è successo in breve. Diciamo, ecco, un percorso iniziato un po', se vogliamo, un po' tardi, ma che, come dire, è cominciato e sta proseguendo come se tu avessi 20 anni, ecco. Magari con un pochino meno di energia, no, Un po' più di maturità, fammelo dire. sì, chiaramente si scrivono cose che comunque in un qualche modo, no, rispecchiano quest'età, i trascorsi passati. Voglio dire, non posso scrivere canzoni per ventenni perché non sarei credibile, a parte che da un certo punto di vista è molto più semplice scrivere canzoni per ventenni, però sappiamo bene, no? Come noi siamo, come la generazione nostra dei quarantenni è un pochino, come dire, no? Orfana di alcune sonorità, di alcuni testi, nel mercato che c'è ora, quello che è poi dominato dai talent, ecco. I talent cercano carne fresca, se possiamo dire questa cosa. C'è carne da macello, tra l'altro, ecco, è più credibile eventualmente un quarantenne, ormai ci arrivo anch'io, che
che scrive canzoni per i ventenni piuttosto che una canzone da quarantenne costruita su misura per un ventenne. Ritorniamo al discorso della carne da macello, ma dopo entriamo in un ambito che diventa un film, sì, che bisogna fare tre puntate almeno. Quindi questo è il discorso, il preambolo del momento attuale in questo ambiente molto molto freddo. Anzi, ti ringrazio di avermelo suggerito. Quando ti stai congelando dimmelo, andiamo a fare una corsettina per riscaldarci, perché abbiamo scelto, mentre ti intervisto, abbiamo scelto la, come dire, no, giornata più fresca di quest'anno, dicono. Francesco, quindi ecco, in questo momento hai un album che sta arrivando e che noi trasmetteremo, ovviamente contribuiremo a diffondere, e ci può anticipare un qualcosa di questo album? Magari immagino che comprenda anche le tracce famose. Sì, famose, sì, chiaramente comprende le tracce che già conoscete, che già girano sulla radio, sulla vostra, e su YouTube si trova qualcosina, non tutto chiaramente, e più altre tracce dove in qualcuna di queste abbiamo un sound un po' differente. Per esempio, in una c'è tutta la parte delle percussioni drum machine con altri suoni che sono state fatte dai Landlord, che è la band che voi conoscete, di Rimini, e quindi anche la, come dire, no, ricerca su qualche brano di un arrangiamento un pochino meno commerciale o pop del solito. A me piace comunque, no, il rock, mi è sempre piaciuto tantissimo, quindi chiaramente ci metto sempre del buon rock, però cerchiamo anche qualche suono che sia più particolare e più nuovo, ecco. E per il resto i temi delle canzoni sono tanti, nel senso che chiaramente c'è sempre l'amore, perché nelle canzoni si parla sempre di quello, ma non solo, nel senso che comunque c'è una canzone sui migranti, c'è una canzone, c'è anche un duetto con Monica Grassi, che è una cantante molto molto brava di Fano, che si è trasferita qua da poco, tra l'altro. Si è trasferita apposta per fare il duetto. Non diciamo che il fatto di fare il duetto con te probabilmente è stato un incipito in più, ecco. Non lo so, certo che sono io quello che contendo di fare un duetto con lei, perché è veramente una cantante di quelle vere, seria, che tra l'altro non so se vi è capitato, già abbiamo già fatto qualche live in un trio strano, nel senso che siamo due cantanti. Ci si divide i pezzi e si fanno anche qualche pezzo, no, si fa anche qualche pezzo chiaramente noi insieme con un chitarrista, e quindi è un trio un po' particolare, perché di solito c'è sempre solo in pratica, no, un cantante dietro con i musicisti. Qua invece abbiamo cercato di fare una cosa diversa dal solito, diciamo, ecco, canzoni originali e arrangiamento originale, quindi anche, come dire, la componentistica fisica umana della band a volte è originale. Tra l'altro ti devo fare i complimenti perché hai detto praticamente la mia sintesi, la sintesi che avrei detto di quello che rende un musicista emergente, anche se non è più a 20 anni, quando hai detto che praticamente per ogni brano hai voluto fare l'arrangiamento che volevi, quando hai voluto sperimentare. È proprio questo, secondo me, secondo noi di Radio Derby Web, che rende un musicista e la sua musica emergente, cioè quel permettersi il lusso di fare quello che gli piace, che adesso è un lusso. Sì e no, nel senso che il lusso se lo potevano permettere i Pink Floyd, forse loro sì, però obiettivamente non è proprio così, cioè nel senso che se noi dovessimo semplicemente scrivere quello che ci piace, probabilmente un CD non verrebbe mai fuori. Intanto perché tutte le persone che scrivono pezzi dopo un po' di tempo magari li vorrebbero cambiare, sai, no? Quella chitarra lì ne ho sentita poi un'altra che suona in quel modo e quindi la vorrei cambiare con questa. Quindi non si è mai contenti. In più comunque c'è da dire che poi ci sono delle persone che la devono comunque, no, ascoltare questa roba. Ed è fondamentale cercare di non sparare troppo alto, cioè
Io comunque scrivo pezzi pop, anche se magari i testi sono densi, ma anche sui testi e non solo, poi sull'arrangiamento bisogna cercare di arrivare ad una buona sintesi, cioè io cerco di scrivere cose che si possano capire, che si possano comprendere. Poi magari mi piace scriverle in un modo non troppo facile, ma comunque comprensibile per tutti. In questo senso, per me, uno dei più grandi, per esempio, è Vasco. Vasco ha scritto cose meravigliose, chiaramente non tutte, per carità, però lui ha avuto la sintesi, specialmente negli anni d'oro, no? Di scrivere cose molto molto dense. Pensate un po' a Sally, no? È un pezzo comunque, no, incredibile, scritto in modo incredibile, tratta un tema difficilissimo, ma è molto molto chiaro. Non è che, sai, non è che va a dire oggi mi sveglio con la luna di traverso, cose strane, sono cose... Ha un linguaggio terra-terra, che però è molto semplice poetico, da capire, ecco, poetico. Stesso. Quindi questa è una sintesi che va cercata sempre, sia nei testi, sia anche comunque nella musica, cioè bisogna sempre cercare di capire che ci sono delle persone che poi ascoltano quello che si scrive e si canta, e questo è fondamentale per l'arte, no? O comunque non in genere, io, sai... quelle cose criptiche non le ho mai amate troppo, anche se qualcosa è sempre bello, però a me piace l'arte che possa essere letta e compresa da tutti, ecco. Diciamo che un qualche parolone nel mezzo delle volte fa anche scena, però comunque il discorso deve essere comprensibile da tutti. C'è una cosa che mi ricordo, Colombo, che è il chitarrista che suona praticamente sempre, no, a Sanremo nell'orchestra della Rai, è uno molto 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 bravo, è anche un critico e poi un produttore, e con Fiato lui mi ha, e dopo che ho fatto il pezzo, lui mi disse, la prima cosa che mi disse era: ci hai messo la parola incespicare nel ritornello. Sì. E ci sta pure bene, mi fa, però è strano, cioè è un tipo di parola che solitamente non ci sta. Invece... Io onestamente, con tante canzoni che conosco, il verbo incespicare, devo dirti la verità, ma non nelle canzoni, proprio nel parlare, non l'avevo mai sentito, che sono dovuto andare a leggere sul dizionario, però a questo punto mi date un assist. Cosa vuol dire incespicare? Incespicare vuol dire praticamente, no, inciampare in un certo senso, ma inciampare più e più comunque una volta, no? E quindi è tornare a in pratica, no, inciampare continuamente. Il brano parla di questo problema che ho quando parlo, che qualche volta c'è, qualche volta no, e con le parole che non mi escono, e quindi ho trovato questo verbo che per me era un po' il sunto della cosa, della sensazione che si ha quando si vuole dire qualcosa, ma poi quella cosa non esce. Ci siamo spostati di pochi centimetri, ma già il sole in faccia, il tiepido sole di gennaio in faccia, già è qualcosa di meglio. 15 gradi sessagesimali siamo spostati. No, quindi, ok, dopo mi fai il disegnino. Comunque, ecco, approfittiamo di questo tiepido sole di gennaio, anche meno di tiepido, per chiederti, con quelle due o tre alternative per il luogo dell'intervista che ti avevo dato, come cavolo ti è venuto in mente di venire sul molo di Rimini a gennaio? Ma la settimana scorsa c'erano 12 gradi, quindi ho detto va, si fa fuori tranquillamente. Poi chiaramente, perché sai, no, che la fortuna è cieca ma la sfiga si vede benissimo, è arrivato il gelo in pratica, no, artico, proprio ieri, e quindi ci siamo trovati in questa situazione. Però il setting è molto carino, dai. Sì, 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 il setting sicuramente con i surfisti è molto dietro, bello, con i surfisti che abbiamo inquadrato, lo sfondo, un locale storico di Rimini, poi tutto il resto che c'è attorno, e comunque oggi è l'unico, cioè, c'è un giorno all'anno in cui io ho freddo. Oggi è quel giorno. Quindi, a parte quest'album bellissimo, abbiamo anche le invasioni di campo. Mi piace. Certo.
poi dopo tac, tac 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 dopo. Dunque, quindi c'è quest'album in arrivo, immagino arriveranno anche dei video e altri progetti immediati per il futuro. Se ci puoi anticipare qualcosa che il nostro pubblico, che poi in parte anche il tuo pubblico, è sicuramente curioso. Ma innanzitutto i progetti nuovi sono per i live, e oltre ai live soliti che si fanno in giro, così stiamo facendo una formazione nuova per portare nei teatri e nelle piazze la monografia di questo autore che a me piace tantissimo, no? È Fossati. Quindi stiamo facendo ora le prove, penso che per aprire marzo, dai aprile, saremo pronti per questo progetto, che è un progetto, come dire, no, è parallelo a quello che faccio. Si fa per fare live, perché comunque purtroppo portare in giro musica propria è molto complicato. E adesso vanno tantissimo le tribute band, non è proprio una tribute band, perché comunque si prende Fossati, che è un pelino complicato, non è la cosa più semplice del mondo, e si fa nostro, cioè quindi si va a prendere certe canzoni, si costruiscono storie, si fa uno spettacolo vero e proprio, quindi con delle parti anche con poesia, quindi è proprio uno spettacolo che nasce per il teatro. E questa è la cosa nuova di quest'anno, ecco. E beh, non è poco, c'è una cosa molto ampia, un discorso che dal, tra virgolette, semplice cantautore interprete va molto oltre, cioè va ad addentrarsi poi in quello che è uno dei tuoi, diciamo, delle tue muse ispiratrici. Sì, assolutamente. Credo che sia la più come dire, comunque no, evidente in quello che scrivo, tant'è che è Balestra, quello che ha scritto molti pezzi con Dalla, mi ha scritto un bigliettino che ve lo faccio vedere, dovrei averlo ancora qua nel portafogli. Allora, comunque lui mi ha scritto che il tempo di Fossati può tornare, che vabbè. Beh, è un carico un po' pesante da portare, un fardello del quale non sono assolutamente, come che si dice in questi casi, non sono degno, però fa comunque un gran piacere essere comunque accostato ad un autore che per me è, per la musica non italiana in generale, perché lui non ha scritto solo canzoni per sé, ma anche per tanti altri, quindi anche la possibilità di questo progetto qui è proprio anche quello di comunque non inserire non solo canzoni che lui ha portato, ma anche quelle che ha lui scritto per altri, e quindi è molto più comunque vario di quello che possa magari sembrare, ecco, perché comunque ci sono canzoni, per esempio ha anche scritto per Mengoni, cosa che magari nessuno sa, ma lui è uno che si è sempre mosso in tantissime direzioni. Diciamo che è una carriera parallela tra cantautore e autore. Certo. Quindi ti passerebbe anche a te eventualmente fare l'autore per altri? Molto, sì. Anzi, è una delle possibilità, nel senso che comunque ci sono persone che cantano meravigliosamente, che però magari magari non possono scrivere o non lo sanno fare, ecco. Anzi, poi tra l'altro di questi tempi sui talent si gioca moltissimo solamente sulle capacità della voce, sì, e mai su quelle che invece sono della comunicazione, insomma di quello che si scrive, tant'è che una cosa che si è persa, c'è solamente, no, a Sanremo, ma i nomi degli autori non vengono più comunque citati, non so se ci avete... Ed è un peccato. Fatto caso, sì, è una cosa terrificante, perché si va a perdere completamente quella... Come dire, tutto quello che c'è dietro il cantante che ci mette la faccia e la voce, ma dietro c'è un mondo. Sai, sì, chiaro che se ci dobbiamo andare, no, a scrivere tutti quelli sarebbe troppo, però comunque quelli che hanno scritto quel brano... Era comunque una cosa che prima c'era sempre, ora non si usa più. Se voi guardate sui dischi, quando li comprate,
c'è ancora gente che li compra e non è più. Tra l'altro mi sembra ricordare che negli ultimi mesi almeno due volte in televisione ti abbiano paragonato a Fossati. Sì, è vero, ma non so, forse per via della barba, non saprei. O per il fatto che hai portato i tuoi brani più importanti, che li hanno timido non ricollegati. Premetto, io c'ero, ma non gliel'ho certo suggerito, quindi vuol dire che... Lo so, no. Vabbè, comunque il percorso di Fossati, questo che adesso noi facciamo, serve anche perché c'è un'esigenza di live forte. Cioè io una cosa che amo è fare live, so che ci sono altri che si chiudono in studio, fanno benissimo, io ho bisogno del contatto col pubblico, a me piace tanto, di quei lavori che ce ne fosse, sai, quando uno fa comunque un lavoro che gli piace, per me fare live è veramente uno di quei lavori che non è sempre, sai, delle volte ti trovi in dei locali, no? Con un pubblico che magari è lì che mangia, dice chi è che suona, io vorrei stare in pace, quindi non è sempre facile, però in altre situazioni dà tantissimo, quindi ecco, a me serve anche perché ho voglia proprio di cantare di fronte alle persone, di suonare quel poco che suono. Beh, poco molto, sicuramente bene. No, sono un pessimo chitarrista, anche se ogni tanto suono anche io. Ma il cantautore, sono ben pochi cantautori che sono buoni chitarristi, non sono moltissimi. L'importante è scrivere bene, cantare bene, in questo i nostri tre ascoltatori avranno assolutamente imparato che ci siamo in pieno. Quindi a questo punto abbiamo detto i progetti futuri e qualche data futura che vuoi sottolineare? Qualche per l'anno in corso? No, quindi allora, le vedremo sul sito. Sì, nel senso che ora comunque è un periodo, quando c'è questo freschino qua, sai, non è che si suona tantissimo, questo è il tempo in cui ci si chiude in studio e si termina il CD, tant'è che tantissimi miei amici che suonano e che scrivono ora stanno completando tutti quanti il disco. Vabbè, questo è il periodo. In attesa che arrivi primavera, si presenta il disco e poi via a fare live. Esatto, questo è il progetto, nel senso che quando si termina il disco, poi dopo chiaramente le date, i live si fanno proprio anche in funzione della presentazione poi dell'album, certo. Per presentare il disco, quindi ti possiamo trovare su Facebook, qualche pagina social, un sito internet, YouTube? C'è la pagina Facebook, Francesco, chiaramente Mussoni, mettete un mi piace, se vi piace chiaramente, e lì ci sono sempre tutti i vari aggiornamenti, con le date, con i video, anche cose che scrivo così ogni tanto e che non dovrei scrivere probabilmente, ma mi va. E niente, questo è quanto, insomma. C'è il canale YouTube, è tutto quanto, ovviamente in rotazione anche l'intervista e i video che ha fatto di fiato e ci credo in rotazione su la Radio Derby Web. A questo punto ti ringraziamo in questa fredda giornata di sabato 7 gennaio 2017 qui dal Molo di Rimini, Gabriele di Radio Derby Web e soprattutto Francesco Mussoni, il nostro amico cantautore, è tutto. Ciao Derby! Ciao ciao!